cercano l'azione veloce. Da lì può segnare. Ci prova! E c'è il gol! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E il risultato si sblocca, 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Beckham. Christian Eriksen. Qui deve tirare. Hanno commesso una leggerezza, è corso un rischio inutile. Libera al momento giusto. Occhio alla conclusione. Messi è pronto a calciare il corner. C'è il colpo di testa! E hanno sfiorato il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Davis prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cristiano Ronaldo. La mette in area. Nessuno arriva sul cross. Kane. Messi. Lungo passaggio in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Kane. Vede la porta. Christian Eriksen. Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Brozovic si è fatto trovare pronto. Christian Eriksen. E trova il compagno. Cerca spazio. Può andare. Attenzione al tiro. E il pallone finisce in rete. Hanno trovato il gol in pieno recupero. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si riparte, di nuovo in parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo e tutti a prendere il tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Eccoci nell'intervallo della partita, finora è stata davvero intrigante. Speriamo di continuare a divertirci anche nel secondo tempo. Punteggio al momento sull'1 pari. Fischio dell'arbitro, si parte con il secondo tempo. Ecco Owen, non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Bella apertura. C'è il tiro. Che gol! Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ribaltare un risultato è una grande impresa,
ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Beckham. Nello spazio per Owen. Rijkaard è l'autore del fallo. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. E sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Attenzione, Owen! Rafael Toloi. Rashford lotta ma perde l'equilibrio. Mohamed Salah fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Tenta di allontanare il pallone. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Messi recupera un pallone importante. Messi. Il tempo scorre, sono ancora in svantaggio. Vediamo come va a finire. Fa avanzare la manovra. Boateng riprende il possesso. Rashford. Owen. Intervento completamente sbagliato. Calcio di rigore, nessun dubbio. Penalty concesso, diciamo che era evitabile. Questa è un'occasione straordinaria per rendere ancora più evidente il vantaggio. Nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Lo ha fatto sembrare facile, grande freddezza. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Il mister non può che essere soddisfatto di come si sono messe le cose. Ai suoi ragazzi sembra andare tutto per il verso giusto. Rijkaard. C'è la palla lunga, in avanti. Messi. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Ma non credi stiano un po' esagerando con i falli? Va bene l'intensità agonistica, ma qui mi sembra che superino spesso il limite. Commettono troppi falli inutili, Fabio. Se continuano così rischiano di essere presi di mira dall'arbitro e ricevere un sacco di cartellini. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Beckham! Clamorosa traversa! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ha fatto tutto bene, ma ha concluso malissimo. La mette in avanti. La appoggia sulla fascia. Bell'anticipo, pericolo sventato. Allarga il gioco a destra. Mohamed Salah non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Messi. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Mohamed Salah preferisce il retropassaggio. Beckham, autore di una rete in questa partita. Messi. Pallone lungo in verticale. Si avvicina alla porta. Ottimo intervento. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. La spinge in avanti. Cristiano Ronaldo va a raccogliere il passaggio.
Messi. E c'è una palla filtrante. Mbappé! C'è spazio, occhio! Beckham, grande intuizione la sua. Mbappé perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma. Riceve un pallone interessante. Christian Eriksen. Owen! Si libera la grande. Owen! Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare tre gol. Prova a giocarla in profondità. Filtra la palla in profondità. Pallone rasoterra in aria. Palla che torna nella zona del portiere. David Luiz. Rijkaard. Scodella in avanti. Palla fuori misura. Messi. Sulla destra. Beckham. Se ne va. Bello intervento difensivo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Rijkaard. Beckham. Palla riconquistata immediatamente. Ecco il tiro! Tiro davvero da dimenticare. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Non riesco ancora a credere che abbiano perso questa partita. Dopo essere stati in vantaggio, peraltro. Non sono riusciti a gestire la situazione come avrebbero dovuto. E invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali. Non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. Siamo ai titoli di coda. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È stato un grande piacere.
Un'atmosfera grigia e malinconica è quella che ci accoglie oggi, Luca. Ma come diceva quell'adagio, la pioggia non può cadere per sempre? Beh, insomma, qualcosa del genere. E quanto ci auguriamo di cuore, e come noi se lo augurano anche i tantissimi fan accorsi sugli spalti oggi, non curanti delle condizioni non ideali e impegnati a rianimare l'ambiente con i loro cori. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova emozionante gara del gioco più bello, spettacolare e divertente del mondo. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Partita già in corso di svolgimento. È buona, si gioca! Prova sul secondo palo. De Bruyne tenta la bella parata! Salva la sua porta! Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Scatta verso il pallone. Ronaldinho prova a salire sulla fascia sinistra. Occasione per il contropiede. Palla riconquistata immediatamente. Passaggio profondo per Aubameyang. Aubameyang con il fallo. Prova a giocarla in profondità. Coutinho. Coutinho! Che parata! Certo, non un intervento di Rodinho. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Coutinho. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Può tentare la conclusione. Si iscrive al tabellino dei marcatori. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. E il risultato si sblocca, 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Ronaldinho prova a fare tutto da solo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa. Riesce a sfondare. Può andare. Può concludere. Un sacco alle spalle del portiere. E la Juventus pareggia. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Si riparte, di nuovo in parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Si allunga e trova la palla. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Lungo passaggio in avanti. Fa sportellate con il suo marcatore. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Kimmich. Kurzawa. Scodella in avanti. La mette in avanti. Pallone filtrante a superare la difesa. Da lì può segnare. Occhio al tiro. Coutinho. Aubameyang. Rashford. Da lì può concludere. Aubameyang. Gli lega la gioia del gol. Che parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione.
Passaggio profondo per Aubameyang. Qui deve tirare. Ha segnato. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Ottima progressione, palla al piede. Fa avanzare l'azione con il lancio. Attenzione al tiro! E insaccano! Sembrano avere il totale controllo della gara. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Rashford commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro.
Buon pomeriggio, è il vostro Fabio Caressa che vi parla, pronto a raccontarvi questa sfida minuto per minuto. L'incontro di oggi ha tutte le carte in regola per rivelarsi spettacolare. Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia. Ma a essere sincero, guardandomi intorno, mi sa che chi si è portato l'ombrello ha fatto bene. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Nel frattempo la gara è iniziata. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo. Del Piero! Pallone lungo in verticale. Vieira. Kimmich. Mohamed Salah. Kimmich. Nedved. Prova a giocarla in profondità. Vieira. Mostrano un buon controllo del gioco. Cristiano Ronaldo. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Del Piero! Davvero incredibile, che gol! Un'esecuzione perfetta. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. La mette in avanti. Occhio alla conclusione. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Palla riconquistata immediatamente. La gioca in profondità. E riesce a spazzarla via. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Rashford. Mbappé. C'è Messi. Bell'anticipo, pericolo sventato. Rashford. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Palla tra le linee. Pavard. Si trovano a inseguire, ma non devono farsi scoraggiare. Bisogna riordinare le idee per ritrovare concentrazione e disciplina. Beckham. Effettua un passaggio lungo. Gioca una palla lunga. Arriva Cristiano Ronaldo. C'è il lancio lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Spazza via. Nedved. Cristiano Ronaldo. Sicuri in fase di palleggio. Vede la porta. Attenzione al tiro! È il pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Kimmich. Vieira. Sulla destra. Mohamed Salah.
ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Del Piero, ottima pressione la sua, palla recuperata. Del Piero, Del Piero ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Cristiano Ronaldo dice no, prova a verticalizzare nello spazio per Del Miracolo di Cannes. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Interviene tempestivamente. Kimmich. Provano a partire in velocità. Passaggio sulla destra. E passa! Recuperano il possesso del pallone. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Del Piero cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Del Piero! Fuori! Non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve... Nedved! Infilza il portiere! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Il Messina può gestire un comodo vantaggio di due reti. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Nedved. Arriva Cristiano Ronaldo. Del Piero. Conclusione. E hanno segnato ancora. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. È uscito vittorioso da questo duello. Il portiere ha fatto il possibile, ma lui non si è fatto beffare. Ha depositato il pallone in porta con un bel gesto tecnico. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Si riparte dal 3-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Si appoggia al portiere. Kimmich. Se vogliono cambiare la partita, lo devono fare adesso. Devono trovare subito il gol per ridurre lo svantaggio e poi continuare a spingere. Magari non riusciranno comunque a ribaltare il risultato finale, ma almeno daranno una prova di carattere e potranno dire di averci provato. Pavard riesce a rubargli il pallone. Posizione irregolare però. Cristiano Ronaldo prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Nedved. Cristiano Ronaldo. Del Piero. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Può segnare da lì. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Beckham commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente.
Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. De Bruyne la mette sulla sinistra. Marquinhos era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Provano a ripartire da dietro. Ottimo il fraseggio. Palla in avanti verso il compagno. Mbappé. Messi. C'è il tiro. Ce l'hanno fatta. E vedremo se questo gol darà loro la forza mentale per credere nell'impresa. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. De Bruyne, di forza. Lungo passaggio in avanti. Ottimo disimpegno, fondamentale. Kimmich. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Scatta verso il pallone. Ottimo intervento. Scodella in avanti. Mbappé. Allarga il gioco a destra. Messi. Riceve in aria. Può colpire. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Si ricomincia con un solo gol di scarto. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Rashford cerca l'uomo là davanti. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Prova a velocizzare il gioco con la vertica. Prova il grande parata di Oblak. Mbappé e insaccano. Riescono quindi a pareggiare. Tutto da decidere. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Questo è un giocatore immarcabile. Non riescono a fermarlo in nessun modo. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è Messi. Inventa nello spazio. Qui deve tirare. Ci arriva di nuovo. Un gol pazzesco! Pazzesco! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. E l'arbitro dice che può bastare. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio. Adesso possono festeggiare. La nostra telecronaca termina qui. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie a te Fabio.